lì sul tavolo che stanno a firmare. Che... Messi entra all'aria, Messi è giunto, Messi gol! Messi, immens Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 incredibile, incredibile, non mi puoi immaginare, non mi puoi immaginare, non avevi mai eso, non avevi mai, incredibile, chi ne... Buonasera dalla Pegna Plagonara Roma, via Cimone 11, quartiere Montesacro Roma. Maxi Morganti, il presidente, vi parla insieme ai soliti Luca Quarto e al nostro gradito amico e ospite associato Lorenzo Rossi. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta in diretta, buonasera a chi ci ascolterà poi in differita. Esatto, allora oggi siamo rientrati qui nella sede della Pegna e abbiamo tra un po' la partita Luca Roma-Torino, abbiamo anche dato prima le formazioni. Che partita sarà stasera secondo Luca e Lorenzo? Speriamo una bella partita. Sulla carta in teoria non ci dovrebbe essere storia, non ci dovrebbe essere partita. L'andata ha dimostrato che non è così. Si gioca nel contesto familiare dell'Olimpico, in cui la Roma ha dimostrato di essere una macina, una trita sassi, perdonatemi, ma come nel classico a Morganti incominciava il blocco dello stomaco a un'ora prima dell'arrivo, la stessa cosa accade a me quando gioco la Roma. Insomma, fate riblocca lo stomaco per Roma Torino dopo che sei ormai secondo in classifica e purtroppo a Roma non puoi arrivare primo in classifica, insomma questo è un po' il provincialismo, a me è un po' provincialismo, è vero, però io ormai con la Roma purtroppo se non vedo non credo. Stiamo facendo una stagione fantastica, il secondo posto è quasi matematico, ma non è matematico. Bisogna vincere a Torino, bisogna vincere col Torino, non a Torino. Bisogna vincere col Torino, bisogna vincere con il Sassuolo e bisogna vincere con il Chievo. Magari se ci scappa anche la vittoria nel recupero del Parma non sarebbe neanche male. E allora lì potrò rilassarmi completamente e dire: ah, abbiamo fatto una cosa fantastica. Però... Scusa, allora, ma la paura di Luca è quella di non arrivare secondo contro un Napoli che ormai ha mollato tutto perché c'è un obiettivo solo, cioè quello di vincere la Coppa Italia. Beh, questo non lo so. Stasera sicuramente è una partita importante, è una partita contro la squadra che dopo le 11 vittorie consecutive della Roma ci ha fermati. È una squadra che ha qualità importanti, è una squadra che vanta appunto giocatori della classe di Cerci, dell'efficacia di Immobile, che quest'anno, non scordiamo appunto,
è capocannoniere insieme all'antagonista di reparto, insomma, no? Tevez, che milita nella squadra dall'altra parte della città. Mm-hmm. E quindi senz'altro una partita difficile, una partita che anche all'Olimpico può essere insidiosa. Ecco, dall'altra parte c'è una squadra importante, c'è un organico che possiamo definire importante. E a sole 6 lunghezze dalla Roma, appunto, c'è il Napoli. La Roma ha una partita in meno, è vero, da recuperare, però non è vinta, non può considerarsi vinta contro una squadra che sta facendo vedere, appunto, un buon calcio, e una squadra che vuole a tutti gli effetti andare in Europa, che è il Parma. E quindi questo sarà sicuramente un finale di stagione da seguire. Ho capito. Sentite un attimo. Questo sarà un po' il tema anche che vorremmo affrontare, ogni volta che abbiamo la pagina giallorossa. Ma secondo voi Francesco Totti potrebbe andare al mondiale brasiliano da protagonista? Perché se no Francesco Totti deve andare a far comprimario, inutile che ce va, insomma. Sì, o meglio, motivo la mia risposta. Il Francesco Totti, visto nella prima parte della stagione, prima dell'infortunio, è un Totti da mondiale. Una forma fisica spaziale, tecnica a go-go, perle veramente a destra e a manca. Adesso, dopo l'infortunio, è un Francesco Totti che è ritornato un pochino più umano. È vero che sta pian piano ritrovando la forma, è vero che sta riprendendo con le sue giocate, però sinceramente non sarebbe la mia prima scelta da portare al mondiale. Lo prendo in considerazione se in queste ultime, quante sono? 9 giornate, giusto? Mancano 9 giornate. Se in queste 9 giornate ritorna il Totti della prima parte della stagione, come fai a dire di no? Ma io non so, sinceramente. Sicuramente, allora, Totti è un giocatore delle qualità indiscusse, in primo luogo. In secondo luogo devo dire che, da tifoso della Roma, probabilmente mi auguro che Totti non vada, per risparmiare le forze per la prossima stagione, che speriamo sia ancora più piena di, ecco, se non di successi, di grosse soddisfazioni per la nostra squadra. Però d'altra parte è vero che Totti ha avuto necessariamente un calo a metà stagione, dovuto anche a degli acciacchi, ma senz'altro all'infortunio, ma è senz'altro un giocatore che può dare molto ancora a questa nazionale dall'alto dei suoi 38 anni di età. È la grande esperienza, la grande classe. Ho capito. Volevo alternare un po' la cosa. Prima, nella trasmissione precedente, avevo detto questa cosa di Cruyff, che diceva che il problema di Neymar era il problema di Neymar, che a 21 anni non può guadagnare più degli altri giocatori, escluso Messi. La stessa cosa, avvicinando un po' a quello che può rappresentare l'anno prossimo la Roma, cioè la Roma l'anno prossimo andrà in Europa, non puoi né giocare con destro titolare e basta, non puoi più avere, devi avere anche un altro tipo di ricambi. Cioè, allora la Roma si può permettere un giocatore, un crack davanti, a centrocampo, dietro, anche a livello di ingaggio, perché poi Cruyff ha ragione, dice: tu compri un giocatore come Neymar, gli dai più di Xavi, Iniesta, questi giocatori qua diventa un problema. Anche perché la Roma, questa dirigenza ha risanato i conti, o sta risanando i conti, e comunque ha messo una serie di tetti salariali. Allora, secondo voi, l'anno prossimo, che ripeto, non ti può, per me, poi se volete fare i tifosi, fate i tifosi, ma insomma, tu destro, sì, a me è un giocatore che piace, ma non puoi andare in Europa con destro, solo perché con destro. Non ha esperienza. Esatto. Allora, il crack se lo può permettere, non solo a comprare, a spendere i soldi, a darla alla società, ma anche come ingaggio.
Ma destro, vai, destro sicuramente un ragazzo dalle qualità importanti. È un ragazzo che dopo 7 mesi di infortunio, voglio dire, sta facendo molto bene, ha una media gol impressionante, possiamo dirlo. Tant'è vero che è nella possibile lista anche del CT della nazionale Prandelli, no? Me lo confermate? Beh, una media realizzativa di un gol a stagione, come fai a non prenderlo? Di un gol a partita, scusami, come fai a non prenderlo in considerazione? Tra l'altro ci faceva gentilmente notare il nostro editore, che è appena entrato, che gli abbiamo mancato di rispetto. È giusto dargli un saluto. Sì, salutiamo Marco Palumba appena entrato. Il nostro direttore, ma io, purtroppo, siccome già sto sordo senza cuffie, sto pure che cuffie. Quindi tornate al ragionamento. No, poi dicevamo, per quanto riguarda la questione degli ingaggi, questo è un calcio che sta andando in una direzione che sicuramente per le squadre non ad oggi affermate, ecco, non dà la possibilità di emergere. Nonostante il fair play finanziario, tanto decantato, ma poi di fatto si finisce di pagare determinate sanzioni e si sana la questione. Per squadre come il PSG o insomma con altri padroni importanti, sicuramente non è un problema, è un problema di poco conto. Per quanto riguarda la Roma, sicuramente, diciamo, una questione ingaggio per grandi giocatori non è una questione da poco. Bisognerà vedere l'eventuale con l'accesso in Champions, ormai diamolo, speriamo, per acclarato, quelli che saranno poi i premi. Bisognerà vedere l'eventuale main sponsor, che disponibilità, lo sponsor tecnico anche, lo sponsor tecnico, e quindi le possibilità ci sono, magari per non per prendere un grandissimo campione, ma per prendere un ottimo giocatore, un campione magari ancora da formare, che però ha già un minimo di esperienza d'Europa e sa dire la sua, sa dire il fatto proprio, magari sì. Io concordo in toto con il ragionamento fatto da Lorenzo. Tra l'ampia rosa di nomi che è stata accostata alla Roma in questo periodo, io sinceramente sarei molto, 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 e dico molto contento se portiamo a casa un giocatore come Edin Dzeko. Per me rappresenta, è un obiettivo possibile anche a livello salariale e a livello anche di spesa per le casse societarie per l'acquisto del cartellino. Il Manchester City lo considera in esubero come giocatore, per cui è anche se non è un problema mettersi d'accordo con Manchester City, o è un problema un pochino di più l'ingaggio, perché attualmente Dzeko prende, se non mi ricordo male, 9 milioni di euro di ingaggio, ha un ingaggio intorno ai 9 milioni di euro, per cui vediamo quanto hai detto, scusa? Se non mi ricordo male dovrebbe essere intorno agli 8-9 milioni di euro Edin Dzeko. Beh, comunque è un ingaggio importante. È un ingaggio importante che ci si può arrivare, speriamo. Ma si fanno tanti nomi, di fatto si fa il nome anche di Pastore, che è un po' il pupillo di Sabatini, no? E bisognerà vedere anche come Rudy Garcia vorrà giocare la prossima stagione, perché magari al momento, per la non grande disponibilità di attaccanti veri di una prima punta, ecco, tende a non schierare magari un destro, un attaccante di peso lì davanti, magari preferisce giocare con delle seconde punte? Chissà, è una domanda che vi lancio. Ma non lo so, secondo me. Scusate, 4.5 guadagno. 4.5, allora netti. Non c'è problema. Netti o. Quando parliamo, 4.5 sono netti. Allora non ci dovrebbero non essere problemi. Però detto questo, secondo me dal punto di vista tattico il Garcia non cambierà tanto tra un anno all'altro, anche perché ha incominciato a costruire l'impianto della squadra per un lungo periodo. Se si cambia da un anno all'altro immediatamente l'impostazione tattica, rischi di rifare di nuovo la spesa per gli 11esimi della squadra. E comunque, cioè, chiariamoci, non è che la Roma debba intervenire poco sul mercato. Oltre all'attaccante deve assolutamente prendere due esterni, un centrale
un centrocampista, quantomeno per la prima parte della stagione, per sostituire Strootman, più un eventuale altro di riserva. Scusa, e un altro difensore centrale. Dimmi. Secondo te non è un problema 5 milioni di euro l'ingaggio a Dzeko? Guardate, guardate gli ingaggi da Roma, secondo me no. Togli